Io ho garantito che la Regione, quello che manca, che non è ancora coperto dai fondi statali o dai fondi propri dell'ASL, verrà coperto dalla Regione, che ha recuperato nel frattempo, grazie alla nostra capacità di rimettere ordine ai conti e ai bilanci della Regione. Abbiamo recuperato quindi capacità anche di spesa e di possibilità di accedere a mutui e di indebitamento, e faremo un indebitamento virtuoso, sempre che nel frattempo, negli anni che vengono, tra quando si progetta e si costruisce un ospedale, i fondi dell'edilizia sanitaria non consentano di avere magari una nuova dotazione da poter comunque implementare sull'ospedale di Teramo. Ma nel frattempo c'è già una quota parte, conoscete diciamo, la disponibilità attuale, quello che manca, noi siamo pronti a sostenerlo attraverso un mutuo della Regione, quindi faremo un ospedale pubblico con i fondi pubblici, senza fumisterie con faccendieri che girano per Teramo a cercare l'occasione, con l'assistenza dello Stato, di Cassa Depositi e Prestiti, che ha seguito tutta la fase anche progettuale di assistenza finanziaria, e daremo a Teramo un ospedale nuovo di serie A, un vero ospedale, un ospedale modernissimo, un ospedale che avrà di fronte decenni di vita utile, e questa è la questione diciamo, vera dirimente che deve affrontare la città. A me non interessa sapere dove viene collocato, è una questione che principalmente decide qualunque amministrazione comunale ci sia. Quello che dico è che se Teramo vuole avere una sanità di altissimo livello deve avere anche un ospedale di altissimo livello tecnologico, impiantistico, strutturale, cosa che il Mazzini non può garantire neanche se ci investissimo sopra i miliardi, non i milioni.